Il racconto, che poi intitolai Un'amicizia, nacque in quello stato dolcemente sfinito, a Napoli, in una settimana di pioggia. Certo sapevo bene che stavo violando un patto non scritto tra me e Lila, sapevo anche che non l'avrebbe sopportato, ma credevo che se il risultato fosse stato buono, alla fine mi avrebbe detto: ti sono grata. Erano cose che non avevo il coraggio di dire nemmeno a me stessa, e tu le hai dette a mio nome. C'è questa presunzione in chi si sente destinato alle arti e soprattutto alla letteratura. Si lavora come se si fosse ricevuta un investitore, ma in effetti nessuno ci ha mai investiti di alcunché. Abbiamo dato noi stessi, a noi stessi, l'autorizzazione a essere autori e tuttavia ci rammarichiamo se gli altri dicono: questa cosetta che hai fatto non mi interessa, anzi mi dà noia. Chi ti ha dato il diritto? Io scrissi in pochi giorni una storia che per anni, auspicando e temendo che la stesse, scrivendo Lila, avevo finito per immaginare in ogni dettaglio. Lo feci perché tutto ciò che veniva da lei o che io le attribuivo mi sembrava, fin da bambina, più significativo, più promettente di ciò che veniva da me. Quando finì la prima stesura, ero in una camera d'albergo con un balconcino che aveva una bella vista sul Vesuvio e sull'emiciclo grigiastro della città. Avrei potuto chiamare Lila al cellulare, dirle: ho scritto di me, di te, di Tina, di Emma, vuoi leggere? Sono solo 80 pagine, passo a casa tua, te le leggo io ad alta voce. Non lo feci per timore. Mi aveva esplicitamente vietato non solo di scrivere di lei, ma anche di usare persone e vicende del rione. Le volte che era successo, presto o tardi avevo trovato il modo di dirmi, anche con dolore, che il libro era brutto, che o si è capace di raccontare le cose proprio come sono andate nel loro affollarsi senza ordine, o si lavora di immaginazioni, inventandosi un filo. E io non avevo saputo fare né la prima cosa né la seconda. Sicché lasciai perdere, mi tranquillizzai dicendomi: succederà come sempre. Il racconto non mi piacerà, farà finta di niente, tra qualche anno mi farà capire o mi dirà con chiarezza che devo puntare a risultati migliori. In realtà, pensai, se fosse stato per lei, non avrei dovuto pubblicare mai nemmeno un rigo. Il libro uscì, fui travolta da un consenso che non mi sentivo più intorno da tempo e poiché ne avevo bisogno, mi sentii felice. Un'amicizia mi evitò di entrare nell'elenco degli scrittori che tutti ritengono morti, mentre invece sono ancora vivi. I vecchi libri ricominciarono a vendere, si riaccese l'interesse per la mia persona, la vita, malgrado la vecchiaia incipiente, mi ritornò piena. Ma quel libro, che in principio ho considerato il più bello che avessi scritto, in seguito non l'ho amato più. E Lila, che me l'ha fatto detestare, rifiutando in tutti i modi di incontrarmi, di discuterlo con me, anche di insultarmi e prendermi a schiaffi. Le ho telefonato di continuo, le ho scritto numerose email, sono andata al Rione, ho parlato con Rino. Non si è mai fatta trovare. E d'altra parte, il figlio stesso non ha mai detto: mia madre fa così perché non ti vuole vedere. Al solito è stato vago, ha borbottato, lo sai com'è. Sta sempre in giro, il telefonino, o lo tiene spento, o se lo dimentica a casa. Certe volte non torna nemmeno a dormire. Così ho dovuto prendere atto che la nostra amicizia era finita.